Cari quadisti, finita gara 2, finito podio, finito premiazioni, tutto quello che si poteva vincere, Nicola Montalbini ancora una volta l'ha portato a casa. Nicola, una gara 1 fantastica, l'ultimo giro un disastro, ma comunque ci siamo portati a casa il secondo posto. Nelle gare si dice che quando le cose vanno male e ti porti a casa il secondo posto, hai già messo una seria ipoteca sul risultato di campionato, il risultato finale. Gara 2... ho shot come in gara 1, più concretezza in tenuta di curva, il vuoto assoluto davanti, hai creato il vuoto assoluto dietro. Raccontaci la tua gara, non ci sei sembrato mai in affanno a vederti da fuori. Beh, chiaramente la seconda mano sono partito molto più concentrato proprio per non fare gli errori che avevo fatto la prima. Sono uscito a fare un'ottima partenza, me l'ho concentrato tantissimo per fare un'ottima partenza, sono uscito a farla. Poi ho gestito, avevo dei riferimenti dove mi incontravo con gli avversari. Alla curva guardavi dietro dove era Zimmermann. Ma no, non guardavo dietro, mi abbiamo visto. E gestivo, non ho forzato mai più di tanto perché proprio non volevo fare errori come avevo fatto la prima manche. Ho gestito le forze, ho gestito la moto, ho gestito la gara. Sì, abbiamo visto perfetta condotta di gara. Perfetto in tutto, Nicola Montalbini che ha finito la gara fresco. Sì. Oh, e questo è importante. Sì, sì, sì. E adesso devo ancora curare un po' l'allenamento perché secondo me sono ancora un pochettino a corto. Però ho un programma di lavoro che voglio portare avanti per migliorarmi proprio sulla gestione gara e sulla durata. Nicola, com'è fare i primi tre giri con il tuo allievo preferito in seconda posizione che scalpita come un pazzo, ha fatto tre giri splendidi? No, io sono solamente che contento per Mattia perché comunque noi abbiamo un buonissimo rapporto. E avete mantenuto le parole e le promesse che ci avete fatto dopo gara 1, è stato infatti spettacolare vedervi partire insieme. Anche le moto sono tutte quante ancora in fase di rodaggio, che comunque abbiamo usato poco le moto, dobbiamo ancora adeguarci al tipo di moto, ma... Differenza più grande rispetto all'anno scorso, Nicola? Di moto parliamo? Sì. Ma la moto gomma, insomma, secondo diciamo... me ha un po' più potenza in alto, si riesce a gestire meglio perché è meno cattiva sotto e poi abbiamo sistemato ancora meglio le sospensioni, abbiamo cambiato qualcosina a livello di pesi, è ancora più leggera. Abbiamo cambiato un po' la posizione di guida, che abbiamo abbassato ancora un pochettino il piantone, però nell'insieme si equivalgono più o meno, via, non è che... Quindi come già potenza adesso, massima, più o meno prove fatte quasi si equivalgono. E questo è importante perché Giuliano aveva un po' delle titubanze sullo stato di sviluppo della moto, insomma, che... No, ma qui ancora c'è margine di miglioramento e di sviluppo, quindi... lavoriamo per migliorarci anche in questo senso. Sulla sabbia come la vedi? Già parliamo della... Sulla sabbia, boh, non so come si è verificato poi in questa gara il livello dei tanti piloti, nel senso che primo su tutto di Zimmermann. Io non so lui su sabbia come va. Io lì a Fano ho sempre fatto delle ottime gare. Non so il livello suo su sabbia, lo vedremo poi là. Sicuramente io non vado lì per... farmi intimorire. Beh, questo senz'altro, ma non te lo permetteremmo noi, Nicola. ti faremo le spinte morali prima della gara. Grazie. Un due parole sul mitico Tony che ha eseguito una gara 2, se sei riuscito a vederlo da davanti. Sì, anche lui quando era secondo vedevo dei punti di riferimento che all'inizio più o meno giravamo sullo stesso passo. A parte i primi giri che ho preso un po' di distacco. Sì, di sicurezza, via. E poi vedevo che giravamo più o meno sullo stesso passo, quindi complimenti Tony perché è sempre un pilota temibile. E anche un amico, insomma. E anche un amico, chiaramente. Grande Nicola. Nicola, i nostri complimenti, hai portato a casa punteggio pieno, siamo felicissimi per te, per i colori dell'Italia. Insomma, di più non potevi fare, grande Nicola. Complimenti ancora dall'Italia tutta. Grazie. Ciao Nicola, grazie a te. Ciao.